A metà fra Milano e Como, nel cuore della Brianza, c'è una cittadina di nome Mariano Comense. Una pianura che non è città, ma non è ancora montagna o lago. Luoghi dove si è scritta la storia del mobile e del mobilificio italiano. Beh, io sono andato là, perché la Brianza è fatta di tanti paesi, paesini, cittadine. Siamo così tanti che non ci conosciamo. E ho chiesto ai cittadini semplicemente che cosa pensano di Mariano e come definirebbero i marianesi. Beh, questo è il risultato. Buongiorno. Buongiorno, siete di Mariano? Sì. Posso chiedervi che cosa pensate di Mariano? Guarda, è meglio che non lo parliamo. Buongiorno, posso? Marianesi? Ma lei chi è, scusa? Lei è quella che sta su YouTube che fa sempre i soliti discorsi. Contenti di Mariano? Sì, non ce la mancamo. È una pedonale magari in piazza per le biciclette, pedonale che non c'è. Cosa pensa di Mariano? Male penso, perché un po' di anni che sono qui è un disastro, quel viale qui poi non me ne parli. Penso che è una bella cittadina e che io personalmente sto molto bene. Arrabbiate? Sì, un po' deluse, non c'è niente di bello. Grazie al nostro negozio è un posto più vivo. Non fanno niente per migliorare. Sporco. Da commerciante penso che dovrebbe risvegliarsi un po' la piazza. Vabbè, però qualcosa hanno già fatto, no? Hanno tolto un po' di cordoli in mezzo alla strada, che non è stato male. Anche hanno riqualificato la piazza. Hanno riqualificato la piazza davanti alla chiesa. Vedo la differenza tra piazza Cantù e piazza Mariano, tutta un'altra vita. Mariano è una bella cittadina. Attualmente è disastrata. Ma ultimamente vedo che sta cambiando qualcosa, anche la piazza si ritorna ancora come una volta. Positivo o negativo? Quello che vuoi, sincero. Allora, il negativo è la viabilità. Mariano, cioè, assurda come viabilità. Continuano a spendere soldi e delle cose, ma fanno una cosa oscena. A me piace tantissimo Mariano, sarà perché è il mio paese natio. Non è così così. Così così. Io vengo da Mantova, sono 48 anni che sono qua, mi trovo bene. Per il resto, diciamo, paese tranquillo. Cosa vorreste cambiare? Io niente, mi va bene così. Io non voglio cambiare niente perché io ho già fatto un passato politico. Mi interessa, tanto so com'è il discorso che funziona in politica. Non ho molto da dire, Mariano comunque è una bellissima cittadina per il momento. Secondo me ha tanto da dire, si sta trattenendo. Mi sto trattenendo, sì, no, tra l'altro oggi c'è il matrimonio di mio nipote, per cui non è forse il giorno ideale per fare un'intervista. Ciao, posso farti una domanda? Sei di Mariano? No. Posso farle una domanda? Oggi no, oggi sono un po'... nervoso? Va bene. Fa vedere troppe cagate in televisione che non sono consone al real vivere. Buongiorno. Che brianzolo è il Mariano? Un brianzolo tosto, tosto. Sì. Tosto e accetta tutto, va bene su tutto e via. Il marianese è uno che predica tanto bene a Mariano, ma va a comprare fuori Mariano. Ah, eccola. E il marianese che tipo di brianzolo è? Ci sono dei tanti tipi. Per me, conoscendomi, io sono socievole e aperta agli altri. Sì, non tutti sono così, però, purtroppo. Sono io brianzolo. Visto che ho sposato una marianese. Allora, lei di dov'è origini? Io sono campano. Sono 44 anni che sono a Mariano. La donna di Mariano. Mi trovo bene, a me con mia moglie, la donna di Mariano, non è che tutte le donne di Mariano. Che brianzolo è il marianese? Abite di me. Beh, io non mi posso lamentare del marianese. Marianese doc, lo si capisce, da... Braccine corte? Braccino corto, cioè il vero marianese come sono io, non è uno che offre volentieri, ipotesi, andare in un bar, offre volentieri caffè, molto difficile.
il vero marianese. Vivono qui in piazza, si fanno la chiacchierata, una cosa, però lavora la maggior parte fuori da Mariano. E anzole sì, Anche la sera, dopo un certo orario, diventa deserto, cioè ognuno a casa sua. Quando ho detto che venivo a Mariano, ho detto, oh, tu è in Brianza, oh, che brutta gente. Io mi sono trovata bene. Molti extracomunitari. Quello si sente? Sì, beh, qui in piazza la sera si vedono sempre, ne hanno portati anche molti qua a Mariano e si vedono. Ma danno problemi? Ma fino adesso grosse problematiche di quello che si sente a livello nazionale, no. L'immigrazione, avete problemi o un'immigrazione? Fino adesso no. Allora è un bel esempio di convivenza a Mariano. Sì, sinceramente, se rimangono al loro posto e cercano di integrarsi anche loro, non mi sembra una brutta cosa, anzi aiutarli, cioè, ci mancherebbe altro. Qui non siamo la fame come giù in certi posti. Qui, sì, va male anche qui, per amor di Dio, però tutti possiamo salvarci. Ma cominci a andare lei in certi posti dove muoiono dei bambini perché non hanno neanche il pane da mangiare. Anche perché io sono di origine calabrese, mio padre è emigrato ai suoi tempi, quando era giovane. Cioè, noi come italiani siamo i primi che andiamo in tutto il mondo. Egoismo, ce n'è tanto, eh. E invidia, invidiare quello là, il gatto. Cosa vuol dire? È così bello vivere semplici, vivere senza invidia. Però guardi che c'è il buono, il cattivo, in tutti i posti dove vai. Grazie mille, signora. Niente, salve. Ciao. Grazie, signori. Salve. Grazie. Grazie, signora. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Prego. Ciao, grazie. Ah, non so a voi, ma quest'ultima signora io l'ho trovata adorabile. Quindi in una tranquillo sabato mattina marianese ho trovato le contraddizioni della vita. Mariano per alcuni è un paese tranquillo dove non c'è nulla da cambiare. Qualcun altro addirittura è deluso e arrabbiato. Qualcuno mi ha raccontato tutto ciò che pensava. Qualcun altro, non so se per paura della telecamera o no, addirittura non ha voluto parlare. Ha preferito tacere. Ho trovato meridionali che vivono a Mariano da 30-40 anni, felici di essere in Brianza. E ho trovato brianzoli, marianesi doc, quasi rassegnati. Ho trovato anche chi ha parlato di immigrazione, e non in negativo, qui c'è la notizia. E quindi? Quindi ho trovato di tutto. Il mondo è bello perché vario, ognuno ha la sua idea. E giudicate voi, ma io mi sono divertito a conoscere un po' più di Mariano e dei marianesi. E alla fin della fiera, viva la Brianza tutta!